Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi parliamo di un argomento molto molto importante che potrebbe addirittura farvi cambiare il modo di giocare all'interno del titolo, ovvero i buff e i debuff. Come funzionano, come sono strutturati e soprattutto cosa bisogna sapere dei buff e debuff. Allora, innanzitutto comincio dal dire che per tutti quanti i giocatori, se non l'avete ancora fatto, dovete andare nelle impostazioni di gioco, successivamente scendete su Settings, Game Data Settings, e mettete nella sezione Battle Display Buff e Debuff Icons. Questo che cosa vi permette di fare? Vi permetterà di vedere le varie tiers di buff e debuff presenti all'interno del gioco. È una funzione molto molto importante perché vi permetterà comunque di vedere il gioco in una maniera diversa, più tecnica, e quindi di conseguenza vi permetterà di essere più coscienti di quello che fate all'interno della battaglia e del gioco intero. Perché vi ho detto di attivare questa opzione? Semplicemente perché questa opzione vi permetterà di capire meglio quello che vi sto per spiegare in questo caso. In quanto all'interno del gioco non esistono gli stack così come li conosciamo nei classici giochi. Per chi non lo sapesse, che cosa vuol dire stack? Stack vuol dire per l'appunto un accumulo di buff o debuff che in percentuale ci consentono comunque di diventare più forti o più deboli. Quindi se io ho uno stack che per esempio occupa il 10% del mio buff fisico o debuff fisico, vuol dire che con 5-6 stack io avrò praticamente un aumento del 60% o di potere fisico o di riduzione del potere fisico. Quindi man mano che noi facciamo quell'attacco accumuliamo gli stack e quindi incrementiamo la nostra potenza o debolezza. Nel gioco di Final Fantasy VII Ever Crisis non esistono gli stack così come li intendiamo noi, ma esistono le tiers di debuff e buff. Esistono nel complesso soltanto tre tiers, quindi la tier 1, che praticamente è il buff o debuff con una stanghetta verso il basso, il debuff a due, a secondo tier, quindi a due tier in questo caso, che come potete vedere dall'immagine è rappresentata dalle due stanghette che puntano verso il basso, il debuff a tre stanghette, che nella linea di massima rappresenta essere il limite massimo. Quindi per quanto riguarda il giocatore, quindi per quanto riguarda noi, le possibilità di poterci buffare sono di tre stanghette, quindi possiamo andare praticamente a tre stanghette. Però ci sono alcuni boss e ci sono alcuni nemici che hanno dei potenziamenti o depotenziamenti speciali. Infatti, come potete notare da questa immagine, addirittura Cloud possiede quattro targhette con la freccia verso il basso, quindi è come se questa fosse una sorta di tier di quarto livello. Cosa che ovviamente noi come giocatori al momento non possiamo infliggere, ma i nostri avversari sì. Quindi il giocatore potrà infliggere fino a un massimo di 3 stack, o intese 3 tiers di buff e debuff, mentre invece gli avversari saranno capaci di fare anche roba un po' più forte. Infatti, come potete vedere, noi il massimo di quello che riusciamo a fare è questo. Ora la domanda è: Gio, come facciamo a infliggere i buff e i debuff, ovviamente o agli alleati o agli avversari? È molto semplice, ovviamente dalle nostre armi. Quindi dobbiamo andare a vedere quali saranno le armi che ci permetteranno di ottenere un potenziamento o di ottenere un depotenziamento nei confronti dei nostri avversari. Però bisogna fare molta attenzione a come si legge l'arma e soprattutto a quali effetti possiede l'arma. Vi faccio l'esempio con l'arma nuova di Eris, ovvero la Sun Umbrella, dove praticamente abbiamo la capacità di poter abbassare difesa fisica e difesa magica di una targhetta, quindi di una tier soltanto alla volta. E questo come facciamo a capirlo?
quando leggete le armi fate molta attenzione a quello che c'è scritto tramite potencies. Quindi se noi vediamo l'attacco di Eris, abbiamo 340% danno magico non elementale, tasso di critico 10%, e poi c'è also physical defense is decreased, quindi la difesa fisica viene diminuita. Però se notate tra le parentesi c'è scritto pot uguale low, quindi la potencies è bassa. Che cosa vuol dire questa? Che la potencies bassa ci consente di infliggere una sola tier alla volta, e dato che vi ho detto che il massimo che noi possiamo raggiungere sono 3, vuol dire che appunto in teoria potremmo effettuare questo attacco 3 volte se vogliamo aumentare tutti i vari debuff. Ma se leggete ancora più basso, ovviamente abbiamo il range, nemico singolo, durata di 20 secondi, estensione di 6 secondi, ma massima potenza mid. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi, oltre le due stanghette, con questo attacco e soprattutto con quest'arma non possiamo andare. Quindi vuol dire che Eris potrà diminuire la difesa fisica e la difesa magica solo di 2 stanghette massimo. Quindi se noi rifacciamo l'attacco una terza volta non incrementeremo le stanghette, quindi rimarremo a 2 stanghette, quindi a 2 tier, ma prolungheremo l'effetto magari qualora ci servisse effettivamente per prolungare questo malus. A differenza invece dell'arma di Cloud, dell'Hard Edge, che come potete notare abbiamo 370% di danno fisico non elementale con difesa fisica diminuita, potenza mid. Quindi vuol dire che Cloud, a differenza di Eris, diminuisce la difesa fisica di 2 stanghette alla volta. Quindi avremo un debuff di tier 2 essendo mid, proprio perché le tier si dividono in low, mid e high. Poi sempre range single target, durata 22 secondi, estensione di 7 secondi con max potencies high. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Cloud con il suo attacco può raggiungere le 3 stanghette, ok? Se noi ora dobbiamo calcolare buff e debuff in base ovviamente a una sommatoria, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Eris più Cloud funzionano, perché Cloud può raggiungere il terzo livello, mentre invece Cloud più Eris no, perché Eris raggiungerebbe già la difesa fisica con 2 stanghette, mentre invece la difesa magica la potrebbe ovviamente diminuire, visto che Cloud contribuisce solo con la difesa fisica. Cloud a sua volta può effettuare l'attacco 2 volte, perché il massimo delle stanghette è high, quindi saranno 3. Quindi se Cloud ne mette 2 di base più un altro attacco arriverebbe a 3. La cosa migliore sarebbe fare un attacco di Eris e successivamente l'attacco di Cloud per raggiungere subito i 3 stack. Perché questo? Perché appunto Cloud, a differenza di Eris, può raggiungere i 3, diciamo la terza tier di debuff, mentre invece Eris no. Spero che questo discorso per il momento sia abbastanza chiaro. Anche perché la cosa che poi si fa più interessante è quando andremo a potenziare le armi. Infatti se io vi faccio vedere un'arma maxata di Cloud, o che comunque raggiunge la potenza successiva, notate come effettivamente la difesa fisica viene diminuita direttamente con potencies high e il massimo diventa high. Quindi noi praticamente con Cloud ogni attacco effettuiamo praticamente 3 livelli di debuff. Questo significa per l'appunto che il maxare le armi, il trovare le copie delle armi sarà sempre una cosa positiva, non solo per le statistiche, che ovviamente fanno da principe in questo gioco, ma soprattutto per lo sblocco di queste potenzialità, quindi avere delle armi che riescono effettivamente a debuffare più in fretta e quindi evitare di perdere troppo tempo, perché comunque anche infliggere i debuff effettivamente può far perdere tempo all'interno di una run. Quindi questo è il meccanismo di buff e debuff all'interno del gioco. Recapitoliamolo, magari così giusto per fissare bene il concetto: non esistono gli stack con le percentuali, quindi non incrementeremo le percentuali di debuff e buff all'interno del gioco, ma incrementeremo e diminuiremo i livelli. La stessa cosa funziona ovviamente se
noi personaggi siamo debuffati e al tempo stesso ci buffiamo. Quindi buff e debuff funzionano nello stesso modo, perché se io ho un buff che è potenza mid ma sono diciamo debuffato in potenza low, io praticamente sovrascrivo il primo depotenziamento low e incremento il potenziamento mid, quindi avrò più uno. Calcolatolo un po' come i giochi Pokémon. A me è venuto l'esempio dei giochi Pokémon, per chi gioca Pokémon competitivo, no? Dove si ha praticamente difesa fisica più 1, difesa fisica più 2, attacco speciale più 1, attacco speciale più 2, eccetera eccetera. Qui potete fare effettivamente la stessa cosa, potete calcolarli nella stessa cosa, dove un debuff a 2 diventa difesa fisica meno 2, oppure difesa fisica meno 3, o addirittura difesa fisica meno 4. Quindi avere comunque la possibilità di calcolare il debuff del vostro personaggio. Non calcolato la percentuale, perché le percentuali qui, vi ripeto, non ci sono. Esistono soltanto le tier, quindi più ovviamente sarà bassa la tier del nostro depotenziamento e ovviamente più deboli saremo. Tutto qua. Quindi spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere se c'è qualcosa che ovviamente magari non avete capito, o possibilmente ho espresso male io come concetto, in modo tale da potervi magari rispondere tramite i commenti. Però credo che fondamentalmente siamo riusciti a capire questa argomentazione. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me e spero di potervi vedere in un prossimo appuntamento, e quindi alla prossima. Bye bye. Scusatemi ragazzi, ultima cosa che mi stavo dimenticando di dirvi, ci ho fatto caso nel mentre stavo montando il video, che esistono anche delle tipologie speciali di buff e debuff che si chiamano le categorie framed. E cosa sono le categorie framed? Sono delle categorie speciali di potenziamento che non possono essere cancellate o diminuite o potenziate dai nostri comandi. Quindi saranno dei potenziamenti fissi che il nostro avversario assumerà durante le varie fasi della sua battaglia. Quindi, come potete vedere, il colore del debuff o del buff frame in questo caso è più acceso, è più vivido, e al tempo stesso possiede una piccola cornice. La potete vederlo, per esempio, la differenza tra quello magico, no? Il debuff praticamente di difesa magica, ovvero il cappello da mago, quello normale con la freccettina verso il basso di primo livello, mentre invece il debuff frame con, appunto, senza freccette e il colore un po' più acceso. Questo ovviamente sta ad indicare che quel potenziamento non potrà essere eliminato, non potrà essere cancellato e viene definito come frame, quindi perché appunto possiede quella piccola cornice. E quelli sono cose che noi non possiamo gestire, quindi quando vedete questa tipologia di buff o di debuff non potete preoccuparvene, perché non dipendono da noi, dipendono dal combattimento. Quindi magari durante una fase specifica verranno rimossi, o durante una fase specifica del combattimento verranno aggiunti, quindi in base ovviamente a come funziona un pochettino la battaglia in quel frangente. Detto ciò ragazzi, ho veramente finito. Adesso ho detto tutto quello che c'era da sapere su buff e debuff. Perdonatemi la piccola svista, però fortunatamente sono riuscito a recuperare al volo. Alla prossima, bye bye.